Buongiorno a tutti. Alcuni giorni fa in un video vi avevo accennato che avrei iniziato a parlare del decreto Caivano, no? Del decreto Caivano, noto anche come decreto Baby Gang, che vuole contrastare i fenomeni di delinquenza giovanile. Bene, sono 14 gli articoli che caratterizzano questo decreto e che destano, diciamo, una certa attenzione. Vi indico un po' quelli che sono i punti principali, poi faremo dei video ovviamente per approfondire. Allora, innanzitutto si affronta il tema della dispersione scolastica, perché noi sappiamo che in alcune zone, purtroppo, della nostra Italia esiste questo problema, cioè ragazzi che non frequentano la scuola dell'obbligo, quindi che lasciano la scuola, ed è ovviamente gravissimo. E qui c'è anche una responsabilità dei genitori. Quindi, che cosa è stato previsto? Che in caso di mancata frequenza alla scuola dell'obbligo, i genitori rischieranno una pena fino a 2 anni di carcere. E nel caso invece di mancata regolare frequenza, cioè frequenza, come dire, a giorni alterni, rischieranno la perdita del diritto all'assegno di inclusione. Quindi questo è il primo punto. La dispersione scolastica. Poi c'è il tema dei siti porno. La proposta vuole sostanzialmente imporre una stretta sull'accesso ai siti pornografici, quindi occorrerà una certificazione dell'età nel momento in cui si entra in un sito. E l'utilizzo poi del parental control da parte delle famiglie. Questo però, diciamo, dovrà essere visto meglio questo articolo. Per quanto riguarda lo spaccio, quindi per la detenzione, per il traffico, la produzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, con questo decreto Baby Gang i ragazzi rischieranno delle sanzioni penali ovviamente da 1 a 5 anni. Poi per il DASPO urbano è prevista quindi una misura cautelare che impone un divieto temporaneo di frequentare certe zone e quindi ci sarà l'obbligo di lasciare la zona in questione entro 48 ore e questa durata è fissata per un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 4 anni. Altro punto è quello dei lavori socialmente utili gratis, cioè proprio allo scopo di voler rieducare il minore è stato previsto che, ovviamente questa è una bozza, che in caso di pena detentiva che non superi i 5 anni di reclusione o anche di pena pecuniaria, sia possibile un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale con l'aiuto anche dei servizi minorili. Questo tipo di reinserimento deve essere a titolo gratuito, effettuato con enti no profit oppure con lo svolgimento di attività benefiche per la comunità per un periodo che vada da 1 a 6 mesi, quindi sostanzialmente stiamo parlando di lavori socialmente utili da effettuare gratuitamente. Va bene? Poi, altro punto è quello dell'ammonimento del questore dai 14 anni, cioè in caso di violenze, di minacce, di risse, di percosse compiute da minori nei confronti di altri minori, scatterebbe questa misura dell'ammonimento, cioè
anche senza querela o senza denuncia da parte delle vittime, il questore procederà ad ammonire il minore, cioè lo inviterà a non ripetere questo reato, no? Questi reati. E quindi ai genitori saranno convocati dal questore anche i genitori del minore ammonito. E ad essi sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, quindi parliamo di sanzioni pecuniarie, di tra 200, da 200 a 1000 euro, a meno che il genitore provi di non aver potuto impedire questo fatto. E quindi su questo ammonimento da parte del questore, no? Nei confronti del minore, pesa anche poi una possibile aggravante, perché se il minore è stato già condannato e riceve un avvisorale, allora potrà anche essergli tolto l'uso del cellulare, delle piattaforme social, dei servizi telematici ed informatici. Gli ultimi due punti sono i fondi ai docenti al sud, cioè il decreto Baby Gang prevede un fondo per le scuole del Mezzogiorno per circa 32 milioni di euro da spalmare tra il 2023 e il 2025. Si tratta di circa 6 milioni e 400 mila euro per il 2023, 16 milioni di euro per il 2024, 9 milioni e 600 mila euro per il 2025. E poi, infine, il piano Caivano, cioè a seguito proprio dello stupro, no, di Caivano, noto a tutti, di cui abbiamo sentito parlare, il decreto legge punta a realizzare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione per circa 30 milioni di euro proprio nel comune, di Caivano, e in più anche viene prevista l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione di questo piano. Comunque seguiranno poi altri video ancora più approfonditi, perché ovviamente questo è un decreto legge, quindi il decreto del Consiglio dei Ministri, che però poi entro 60 giorni, come sapete, dovrà essere convertito in legge. Quindi durante la conversione ci potranno essere anche delle modifiche al decreto.